Brindisi si prepara ad ospitare i 100.000 passeggeri della stagione crocieristica 2015 con 60 scali tecnici, tra i quali ben 36 della magnifica l'ammiraglia della MSC Crociere, attraccata per la prima volta alle 13 di oggi a Costa Morena Nord e che da maggio dovrebbe attraccare nel porto interno usufruendo del nuovo terminal inaugurato questa mattina all'interno dell'area dell'autorità portuale. In questa moderna struttura, dove si è svolta la conferenza di inaugurazione alla presenza di numerose istituzioni cittadine, provinciali e regionali, i passeggeri verranno accolti per le operazioni di imbarco. Questo è un giorno importante per Brindisi perché obiettivamente avere e disporre di una struttura per il traffico crocieristico rappresenta una grande opportunità e soprattutto colma una lacuna in termini strutturali e colma una lacuna anche in riferimento a quello che è stato sempre il grande problema di Brindisi, cioè la provvisorietà e il ridursi sempre all'ultimo momento. Oggi questa struttura viene inaugurata proprio nel giorno in cui si inaugura la stagione crocieristica. È un buon segno, mi auguro che anche il resto della città, ognuno per le proprie competenze, sappia svolgere il proprio ruolo. Una scommessa importante per amministrazione comunale e autorità portuale. Nel nuovo terminal potranno transitare almeno 400-500 passeggeri ed è anche in previsione la possibilità di allestire un piccolo centro commerciale nei pressi della stazione marittima. Il terminal del porto interno è stato studiato appositamente per permettere ai passeggeri di essere comunque ad un passo dal centro cittadino, il tutto nella massima sicurezza. Al suo interno infatti è stato introdotto uno scanner di ultima generazione per il controllo dei bagagli con personale specializzato. Noi abbiamo impegnato parecchi soldi per, insieme con il Comune, abbiamo impegnato almeno 100.000 euro per l'accoglienza dei passeggeri, per il trasporto dei passeggeri. Stiamo lavorando tutti per questa stagione. Se facciamo le cose bene quest'anno, io posso promettervi tutti che raddoppiamo l'anno prossimo. Quindi abbiamo avviato oggi questa bella struttura, abbiamo altre possibilità pure per il traffico crocieristico, dobbiamo fare una bella figura, non c'è una seconda opportunità per una prima bella figura. Quindi siamo fiduciosi, stiamo lavorando, valutiamo i risultati in ottobre, novembre, quando abbiamo ricevuto i numeri. I numeri ci sono, cioè aspettiamo quest'anno 100.000 passeggeri, che almeno 70-80.000 passeggeri che rimangono a Brindisi.